Ciao ragazzi, questo è il terzo video riguardante i gradi dell'aggettivo qualificativo. È un video dedicato al grado superlativo, quindi il terzo e ultimo grado che può avere un aggettivo qualificativo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Il grado superlativo esprime la qualità massima di un aggettivo e può essere di due tipi, relativo e assoluto. Il superlativo relativo esprime il grado massimo o minimo, della qualità di un elemento in relazione ad un gruppo di elementi simili. Crea praticamente un confronto tra un elemento e un gruppo di elementi dello stesso tipo. Quando noi diciamo ad esempio, questo è il quadro più bello di tutta la mostra, ho messo in relazione questo quadro con tutto il resto dei quadri della mostra e ho detto che questo è il quadro più bello di questi quadri di tutta la mostra, l'appartamento meno grande di tutto il palazzo, l'uomo più ricco di tutti o fra tutti. La formazione è chiara, si usa più e meno in riferimento al secondo termine di paragone e anche fra quando dobbiamo evidenziare qualcosa di più o meno qualità in un gruppo appunto di persone, quindi l'uomo più ricco fra tutti, il quadro più bello di tutti, fra tutti, quindi di e fra si possono utilizzare entrambi in questi casi. Il superlativo assoluto invece, inissimo, quindi con la desinenza issimo, indica una qualità al massimo grado senza confronto con altri elementi. Quando diciamo un dipinto bellissimo, pochissimi soldi, una manovra abilissima. Ci sono però alcuni aggettivi che non hanno la cosiddetta gradazione perché in essi hanno già l'idea del superlativo, contengono già al loro interno l'idea del superlativo, ad esempio aggettivi come colossale, divino, eccezionale, enorme, eterno, immenso, infinito, straordinario, eccetera, eccetera. Altri aggettivi invece hanno un significato talmente particolare che non sono mai usati al superlativo. Ad esempio, parlando di forme, sferico, triangolare, oppure chimico, psichico, parlando di tempo annuale, settimanale, parlando di provenienza appunto di regioni calabrese, oppure di nazionalità, spagnolo, di continente addirittura asiatico. Non sentiremo mai dire calabresissimo, annualissimo, chimicissimo, triangolarissimo, ecco. Quindi questo tipo di aggettivi e tanti altri, perché l'elenco sarebbe infinito, non ha il superlativo. In alcuni superlativi ancora invece si avverte l'influsso della lingua latina. Il superlativo di acre, ad esempio, è acerrimo. Il superlativo di celebre è celeberrimo, superlativo assoluto. Il superlativo di integro è integerrimo, quello di misero, miserrimo, quello di salubre, saluberrimo. E ancora, sempre di derivazione latina, benefico ha come superlativo beneficentissimo, benevolo ha come superlativo benevolentissimo, quindi da benevolenza, latino, malevolo, malevolentissimo. Dovete sapere però che esprimere un grado massimo di un aggettivo è possibile non soltanto con il superlativo, ma anche in altri modi. Ad esempio, aggiungendo prima dell'aggettivo parole come molto e assai. Anziché dire sono contentissimo, posso dire sono molto contento, oppure posso dire sono assai contento. Sto esprimendo comunque sempre un grado massimo di aggettivo. Oppure ancora è possibile esprimere un'idea di superlativo utilizzando degli avverbi intensificativi, cioè che intensificano quello che precedono. Sono proprio contento, sono davvero contento. Oppure ancora ripetendo due volte l'aggettivo. Sono contento, contento. Oppure questo dipinto è bello, bello. Quell'uomo è forte forte, solitamente è un tipo di espressione che si utilizza anche con i bambini, sai, ti ho comprato un regalo bello bello, andiamo a prendere un gelato buono buono e via dicendo. Piuttosto raro, anche se comunque esiste, è il superlativo formato con l'aggiunta dei prefissi arci e stra, prima degli aggettivi, agli aggettivi, appunto, l'aggiunta di questi prefissi agli aggettivi. Questa canzone è strabella, sono arci contento di vederti. Sono abbastanza inutilizzati, però comunque è giusto parlarne perché esistono appunto in lingua italiana. Dedicherò un altro video ai comparativi e superlativi organici, quindi buono, migliore, ottimo e via dicendo. Vi preparerò una tabellina chiara chiara, appunto chiara chiara per non dire chiarissima, in cui appunto vi elencherò questi comparativi e superlativi organici. Intanto con questo video, come sempre, spero di esservi stata utile. Mi raccomando, per qualsiasi cosa sono sempre disponibile, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.